Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove faremo un unboxing di un pacco di Golmiti. Questo è un pacco di Golmiti prima serie, pagato un po' troppo forse, neanche troppo in relazione a quanti ce ne sono, ma pagato troppo, però l'ho preso perché mi conveniva prenderli tutti rispetto a prendere quei due che mi servivano per completare la prima serie. Quindi ho deciso di prenderlo. E poi i doppioni, sì, il futuro mi dirà cosa fare, perché di prima serie non li vendo per adesso. Wow, bello bello. Ok, mi piace questa cosa qua. Mi piace. Ok, allora iniziamo prendendone uno a caso. Ok, forse dovrei zoomare un pochino, forse, eh. E qua abbiamo un Malvagius prima serie, con il braccio un pochino staccato, però comunque molto molto bello. Forse un po' rovinato qua sopra, sulla testa, sopra. Sì, dai, non è male 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 male. Solo rovinato un pochino qua sopra. Poi, dopodiché, andiamo avanti. Abbiamo un Frusta Letale prima serie, molto molto carino, col suo caschetto che mi fa veramente veramente impazzire, molto molto bello. Mi dispiace che non si vedono, poi diciamo che li metto qua dietro. Poi qua vediamo che abbiamo un Electricon. Ok, come dicevo, qua abbiamo un Electricon molto molto bello. Questo è tenuto veramente veramente bene, fanno impazzire i puntini grigi di vernice che ha addosso, molto molto belli. Un Magmion, mamma mia, quanto è tenuto bene questo Magmion. Ok, abbiamo un bellissimo Magmion, davvero davvero bello, tenuto praticamente perfettamente. Allora, li ho pagati queste prime serie, però devo dire che se sono tutti tenuti così, forse ho fatto bene a pagarli, cioè non ho fatto bene a pagarli così tanto, però forse è quasi giustificato quanto li ho pagati. Poi magari sul prezzo vi faccio un ragionamento dopo. Olè, qua abbiamo uno strapparami, molto carino. Vedere il primo Malvagius, anche lui è tenuto perfettamente. Vedendo il primo Malvagius pensavo che fossero giocati giustamente, come giusto che sia, invece sono tutti tenuti molto molto bene. Sono felicissimo di questa. Ok, qua abbiamo un angelo infuocato. Anche lui tenuto veramente bene. Wow, c'hai i piedi un po' storti. No, lui non sta mai in piedi. Perfetto, scherzavo quando dicevo tenuti tutti bene. Qua lui c'ha una gamba stortissima, non so se si vede. No, si vede palesemente, dai. Lui non starà mai in piedi. Ecco, abbiamo un Florus l'avvelenatore, molto molto bello anche lui, sempre con questo design simil Demogorgone, ma è uscito prima, mi piace davvero tanto lui. Apriamo, 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 ma nessuno del mare, no, scherzavo, ok. Qua abbiamo un Lavion, signore del popolo della lava, che lui è tenuto molto bene, mamma mia ragazzi, sono quelli che ho io non sono tenuti così bene. Meno male, sì, almeno. Dai, 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 mi piace questa cosa qua. Fantastico, davvero davvero bello. Lo so che lei è veramente bellissima, cioè mi immagino tutti i bambini che ci giocavano incastrando le dita nella chela, fantastico. Mettiamo qua dietro anche lui che è bello grande. Qua abbiamo un Mimeticus, ok, semplice semplice Mimeticus, molto smilzo, molto veloce, con questo suo fiorellino qua dietro, molto molto bello. Mettiamo qua davanti. Ah, qua mi è uscito un altro angelo infuocato. Perfetto, colui è un po' più rovinato di vernice, cioè un po' più sporco. E non sta in piedi. Fantastico, ma non esistono angeli infuocati che stanno in piedi? Senti, l'Avion aiuta quelli del tuo popolo. Oh, qua abbiamo uno scova nascondigli. Anche lui con la gamba storta. Sta in piedi, sta in piedi. Ha la gamba stortina, ma sta in piedi. Però è davvero molto molto bello lui. Dai, mettiamo un po' di colore qua. Abbiamo uno strappapensieri, molto molto bello. Bello carino carino.
questa sua posa. La mettiamo qua dietro. Ole, lei sì, lei è importantissima. Finalmente, furia cieca. Un po' di rosso qua, ma credo che si possa togliere. Oh, con lei finalmente completo il popolo della terra. Lei mi serviva tantissimo. Finalmente ce l'ho. E quanto è bella. Quanto è bella. Fantastico, che lei in teoria è cieca dalla furia, dalla rabbia, e vede attraverso, cioè percepisce quello che succede intorno a questi pezzettini, queste creste che ha sulla testa. Bella, 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 davvero, davvero molto bella. Mettiamo qua. Qua abbiamo un anonimo multiforme. Molto anonimo. Molto multiforme. A un sacco di gente piace questo personaggio. A me sinceramente non è che mi abbia mai fatto impazzire. Cioè la cosa più bella sono le spine che ha sulla pancia e sulla schiena. Per il resto non mi dice moltissimo. Quindi va bene. Qua abbiamo uno sparafuoco. Ok, qua abbiamo uno sparafuoco. Mi fanno impazzire le dita che sparano effettivamente sul fuoco, sono colorate sotto. E l'occhio ciclopico, no? Lui è davvero bello. Lui è davvero davvero bello. Qui. Quattro sotto al piede. Molto molto bello lui. No, quanti angelo infuocato? Tre angelo infuocato. E neanche lui sta in piedi. Mamma mia. Vabbè, neanche lui sta in piedi. Lui a chi si regge? Lui si regge qua. Abbiamo. Oh, bellissimo lui. Lui, veramente bello. Abbiamo guardiano urlante. Ma mi piacciono da morire queste sunghiazze. È un po' rovinato, però. È comunque bellissimo anche lui. Oh, lei andando avanti. Perfetto. Qua abbiamo un altro che mi mancava per completare il popolo del mare. Abbiamo Delos con questa sua antennina bellissima. È bellissimo, ragazzi, il popolo del mare è veramente stupendo con questo blu bello carico. Questo azzurrino celeste. Molto molto bello. Minuto, però molto molto bello. Questo lo mettiamo qua vicino a Furia Cieca che mi serviva. Dopodiché abbiamo un altro Delos, perché quando mi manca un personaggio poi ne trovo 20.000. Quindi eccolo qua. Un altro Delos, anche lui bellissimo, lo mettiamo qua. Saggio distruttore. Anche lui molto molto bello. Molto molto basico, però bello. Mi piace questa testa allungata, molto molto, molto alberosa, devo dire. Però lui l'avevo già fatto vedere sul canale, mi sembra, in qualche unboxing, quindi sono veloce. Molto belle le liane che ha addosso. Dopodiché qua abbiamo il picchiatore. Veramente veramente stupendo. Molto molto bello. Lui non è cambiato mai, se avete visto anche il mio video sulla Legends mi è rimasto pressoché uguale. Piace da morire lui, molto molto semplice. Adesso abbiamo qua mastodontico. Lui è come picchiatore, bello solido, bello piazzato, forza bruta, solo che lui è rosso ed è del popolo della lava. Per il resto molto molto bello. Lo mettiamo qua. Un altro saggio distruttore. Quindi, visto che ve l'ho fatto vedere prima, lo piazzo qua per dare colore. Ok, è finito qui. Sì, con i personaggi abbiamo finito qua. Abbiamo però delle bellissime carte. Mamma mia, allora, questo è un mazzo. Guarda, zoomiamo un pochino. Questo è un mazzo. Tutto di carte prima serie, in teoria. È wow. Bellissimo, stupendo. Allora. Ma ci sono più di quelle che immaginassi. Almeno credo. Beh, mamma mia. Allora, partiamo, facciamo con calma. Abbiamo il picchiatore. Molto molto bella. Qua bisogna andare veloci che sono tantissime. Poi abbiamo angelo infuocato. Bellissimo. Granchio il vendicatore. Un altro granchio il vendicatore. Abbiamo Malvagius il terribile. Abbiamo Magmion il signore del male. Abbiamo Electricon. Abbiamo Becco d'acciaio con bellissimo Flodus dietro. Abbiamo Mastodontico. Abbiamo Furia cieca. Mamma mia, bellissima anche lei. Abbiamo Anonimo multiforme. Stupendo.
Abbiamo la carta di scorrere nascondigli con Aquila solitaria qua dietro. Abbiamo l'Avion. Abbiamo il Saggio distruttore. Florus l'avvelenatore. Abbiamo Sparafuoco. Abbiamo Sparafuoco. Abbiamo di nuovo Saggio distruttore. Abbiamo Schienacciaio con qua dietro mantra. Abbiamo Sparafuoco di nuovo. Abbiamo Mantra l'implacabile, molto bella. Abbiamo Poison Seal, signore del mare. Bellissimo che esce da questa cascata. Abbiamo di nuovo Angelo infuocato. E abbiamo di nuovo Martello il predatore. No, non si era visto lui, che c'è dietro il scopo nascondigli. Beh, devo dire che ragazzi, questo lotto l'ho pagato. Tanto. Non si può dire, cioè, pagato più o meno con senza spedizione più o meno 6 cioè un personaggio tipo 5-6 euro, credo più verso i 6 euro, però comunque diciamo che poteva andare peggio, visto che da singolo mi chiedeva 15 euro personaggio, quindi diciamo che forse me ne servivano due, però forse ho esagerato un po'. Però ecco qua ragazzi, sono veramente felice di aver, cioè felice di aver speso tutti i soldi, no, però veramente felice di aver finito quasi, perché manca un personaggio solo adesso, la prima serie. Spero che il video vi sia piaciuto, cercate di farlo veloce perché in realtà qua sotto ho altri pacchi da aprire, quindi registrerò subito appena finisco questo un altro unboxing un po' meno potente di questo, visto che qua sono tutti prima serie con tante carte, però molto importante per me perché c'ha veramente cose che belle, soprattutto una chicchetta che può piacere moltissimo anche a voi. Quindi ragazzi, ditemi cosa ne pensate. Ditemi qual è il vostro personaggio preferito, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi siate emozionati insieme a me ad aprire questo pacco e vedere tutti questi personaggi che magari avete avuto anche voi quando eravate piccoli. Con questi saluti lunghissimi e improvvisatissimi, vi saluto.